i centri sociali contestano Salvini in città per la festa della Lega e per presentare il suo libro Bitonci e dissidenti, io non mi piego. La regione è pronta, aspettiamo le aree, il governatore Luca Zaia alla Gaetana detta i tempi della sanità, intanto il prossimo 4 ottobre la riforma delle URSS torna, consiglio. Tagliati i fondi per la marcia della pace Perugia, Assisi, la denuncia del PD Padova non era mai mancata e i consiglieri di opposizione si offrono come accompagnatori. Auto sbarda, finisce contro un negozio, grave incidente stradale nella notte a Mestrino, ferite 5 persone, una è molto grave. La piccola Greta affretta di nascere, viene alla luce mentre il papà sta parcheggiando all'ospedale di Campo San Piero, un'emozione unica, il secondo figlio. Il restauro che chiude l'operato di 10 anni della veneranda Arca Berno, lascio con un po' di tristezza, il sogno ora è riaprire l'archivio storico. Domani è la festa dei nonni a Padova, premiati nonni e nipoti speciali, menzione d'onore per il ventinaio Graziano Stato. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Avete visto nei nostri titoli l'apertura dedicata all'arrivo del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che è stato duramente contestato questa mattina nella presentazione di un suo libro, ma poi ieri sera era arrivato a Padova anche per la festa provinciale della Lega Nord, la Gaetana. Che tu ti fai costruire confini attorno, chiuso dentro un cerchio, chiuso, e devi farti difendere dalla polizia come al solito, finisce come al solito, che la polizia ci vuole cacciare via perché tu devi dire le tue cazzate. Questa cosa, come al solito, è inaccettabile. Una pioggia di uova e fumogeni, Matteo Salvini contestato questa mattina dai centri sociali a Padova, dove era atteso alla Mondadori per presentare il suo libro. Il centro blindato dalle forze dell'ordine che hanno chiuso gli accessi impedendo il contatto tra i manifestanti e simpatizzanti leghisti accorsi a sostegno del segretario federale. Qualche momento di tensione quando i centri sociali hanno tentato di passare oltre le transenne. Allora, noi di qui non solo non andiamo via, ma vogliamo andare chiaramente a fermare quello che è lo scempio che c'è di là. E lo scempio, come al solito, si ripete. Cos'è? Sono dei poveretti da ricoverare, dai. Guardateli in faccia. Salvini invece continua a scattarsi selfie e trova il tempo per rispondere anche sulla crisi della maggioranza in consiglio comunale, che vede il sindaco Bitonci arrancare in una puntigliosa conta dei voti. Penso che Bitonci non avrà nessun problema ad andare avanti a fare il sindaco. Ma la maggioranza perde i pezzi, però, sono 16 a 16. Gente che va, gente che viene. Lo stesso Bitonci, ieri sera dal palco della Gaetana, la nuova festa provinciale del Carroccio Padovano, aveva cercato di allontanare le nubi nere della crisi. Non mi piego, piuttosto vado a casa a gennaio, poi a maggio vinco di nuovo le elezioni al primo turno e torno, ha detto Bitonci, cercando di ostentare sicurezza nonostante i giorni difficili a Palazzo Moroni. La festa della Lega Nord ha radunato a Padova il governatore Luca Zaia, il segretario nazionale da Re, ed è stata aperta proprio da Salvini, che ha attaccato Renzi e Alfano sui profughi. Hub, micro hub e mega hub sono colpa di un governo di scafisti. Noi al governo abbiamo non ministri ma scafisti, che ormai vanno a prendere in Libia a casa loro quelli che sono clandestini, non profughi. Quindi il problema non è salvare oggi Abano, condannare Cona, salvare Milano, condannare Trieste, il problema è blindare le frontiere. Restiamo alla Gaetana noi per dare la parola al governatore del Veneto Luca Zaia, che ha dettato i tempi della sanità in consiglio ma anche proprio a Padova. Profughi e sanità. Dal palco della Gaetana il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto tornare sui temi cari alla sua regione, non mancando di dettare i tempi per la riforma della sanità in ballo da mesi in consiglio regionale e per la realizzazione del patto di Genova, stretto con i governatori della Liguria e della Lombardia per contenere e gestire il numero dei migranti a nord. Ma la risposta più attesa ieri è stata quella sul nuovo ospedale di Padova. Noi siamo assolutamente a posto con le carte.
siamo pronti per il passaggio di proprietà e quindi dell'area da parte del comune verso la regione, dopodiché quando abbiamo l'area siamo in grado di cominciare a investire rispetto al progetto e a tutto quello che è il piano dei finanziamenti. Per noi resta un progetto irrinunciabile quello del Policlinico e quindi si va avanti. Il prossimo 7 di ottobre dovrebbe tornare al tavolo del direttore generale la bozza di accordo di programma, bozza che non conterrà però la variante di destinazione d'uso dei terreni in questione. Io mi fermo qui, nel senso è inutile ogni volta aprire fronti nuovi. Oggi abbiamo una certezza che con un'area che fra l'altro ci arriva gratuitamente dal comune di più di 50 ettari possiamo realizzarsi sopra un ospedale. Il prossimo 4 di ottobre invece tornerà in consiglio regionale la riforma delle ULS bloccata ad oggi dopo l'ennesima richiesta da parte dei consiglieri dell'opposizione di avere la seconda ULS veronese, una pretesa che rischia di far saltare l'intervento di spending review su cui l'intera riforma si basa. Continuiamo a parlare di numeri legati alla sanità, ma sono altri numeri questi, quelli che raccontano quanti soldi sono stati spesi per gestire l'emergenza migranti nel nostro territorio. In un anno, da settembre 2015 ad agosto 2016, la sanità veneta ha erogato 40.000 prestazioni agli immigrati inviati dal governo sui territori. Il costo stimato tra gennaio 2015 ed agosto 2016 è stato pari a 2.390.000 euro, lo rivela un'analisi di stima dei costi condotta nell'ambito della sorveglianza emergenza immigrati da parte dell'unità operativa prevenzione e sanità pubblica della direzione provinciale della regione. Chi paga adesso, Roma o Bruxelles? La provocazione del governatore del Veneto Luca Zaia dopo la diffusione dunque di questi numeri provincia per provincia. Possiamo solo dirvi che tra Este e Monselice nella US 17 sono state erogate 1245 prestazioni. La sanità ancora con il nostro TG linea aperta, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo all'ospedale di Padova in via Giustiniani. Non ti reggo più, l'ospedale è puntellato per la creazione della nuova piastra unica di ostetricia e il sindaco che cosa sta aspettando? Diteci la vostra attraverso un sms oppure una mail all'indirizzo padova@reteveneta.it. La parola ai giovani del Partito Democratico che oggi attraverso una simbolica manifestazione hanno voluto denunciare altri tagli da parte dell'amministrazione comunale, questa volta ad una marcia per la pace, Perugia Assisi, ma anche alle politiche sociali. Una mozione in consiglio comunale per chiedere all'amministrazione di aderire ufficialmente alla marcia Perugia-Assisi in programma domenica prossima, 9 ottobre, portando il gonfalone della città e rifinanziando il pullman che da sempre accompagna gli studenti padovani. I consiglieri Beda e Colonello hanno denunciato oggi l'ennesimo taglio dell'amministrazione anche alle politiche giovanili. Con loro c'erano anche i giovani democratici di Padova. Questa qui è un'ulteriore occasione persa da parte della città e questo fatto implica che moltissimi giovani, come si dovranno arrangiare, e in questo caso è un gran peccato che il comune non ci sia, non sia presente a una marcia così importante. In questo progetto erano coinvolte quasi tutte le scuole di Padova, ora un sacco di scuole si sono trovate a auto-organizzarsi e fare dei pullman di spese proprie per andare. Siamo pronti ad accompagnare noi i ragazzi che vorranno partecipare, si offrono i consiglieri dell'opposizione, il comune di Padova non è mai mancato a questo appuntamento. La protesta simbolica, il finanziamento è poco più di 1000 euro, racconta di numeri però ben più grandi, con tagli anche ai percorsi di educazione alla pace nelle scuole che coinvolgono oltre 4.000 studenti padovani. Sono stati tagliati i CAT, i centri di animazione territoriale che aiutavano i ragazzi, soprattutto quelli senza un sostegno familiare, a trovare un apporto anche educativo pomeridiano. Sono stati tagliati altri progetti nelle scuole, non ultimo quello di educazione alla lotta alla mafia. Non dimentichiamoci i tagli che ha fatto nei nostri quartieri, gli spazi di aggregazione, gli tagli alle politiche sociali, i tagli alle politiche giovanili, 11% di tagli alle politiche giovanili. Siamo alla cronaca con un incidente stradale che è accaduto questa notte, siamo a Mestrino, c'è una persona ricoverata ancora in gravi condizioni all'ospedale. Mestrino, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 di questa notte in via 4 novembre per un'automobile con 5 persone a bordo che dopo aver perso il controllo è andata a sbattere contro una protezione antisfondamento a tutela di un negozio. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e collaborato con il 118 per soccorrere i feriti, di cui uno in maniera grave. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.
Ladro di biciclette fuori dal supermercato, questa volta è stato preso e denunciato. Abano Terme, da circa una settimana continuavano a sparire le biciclette posteggiate all'esterno del centro commerciale Cagrande. Almeno 4 i furti denunciati in poche ore dai clienti del supermercato. I carabinieri, dopo alcuni appostamenti, hanno individuato il ladro beccato proprio mentre stava cercando di mettere a segno l'ennesimo furto. È un ragazzo ucraino di 20 anni che è stato denunciato. Denuncia del SAP, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, è stato trovato un cellulare all'interno delle carceri nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Cosa si aspetta a scremare il carcere per renderlo idoneo all'uso di apparecchi cellulari? Questo è quello che si chiede il segretario nazionale del Triveneto, Giovanni Vona. Andiamo a Campo San Piero adesso, una bimba che ha fretta di nascere e così il parto avviene in portineria. Campo San Piero. La piccola Greta aveva fretta di nascere, tant'è che è venuta al mondo nel parcheggio dell'ospedale tra le braccia di papà. I due genitori sono residenti a Silea, nel Trevigiano, ma volevano che la figlia nascesse a Campo San Piero come il fratellino Tommaso di 4 anni. Così, ieri mattina, si sono trasferiti a casa della nonna materna, residente a Trebaseleghe. Volevamo che Greta nascesse a Campo San Piero, spiega il papà, ma ho avuto appena il tempo di raggiungere l'ospedale. In centro, a Campo San Piero, la madre sollecita il marito, sta per nascere, tieni duro, supplica lui, che alle 13.40 imbocca il parcheggio della portineria dell'ospedale anziché entrare al pronto soccorso. Mi sono precipitato a prendere una carrozzina, vado e torno, gli ho detto, ma quando sono tornato ho visto la portiera aperta e la testa della piccola. È stato un attimo, ho fatto in tempo a prenderla in braccio, non sapevo come tenerla, ho chiesto aiuto. Fortunatamente nel piazzale c'era un'ostetrica appena smontata dal turno che ci ha aiutati, una persona squisita che non finirò mai di ringraziare. Adesso con le immagini andiamo al Santo per farvi vedere il nuovo restauro che c'è stato in Basilica. Uno spettacolo che padre Pugliana sicuramente ha potuto vedere e benedire dall'alto. Un intervento che lo stesso rettore aveva pianificato, così come i tanti altri eseguiti alla Basilica del Santo. Ecco il monumento funerario di Mario Zabarella, uomo di spicco dell'aristocrazia padovana che nel 400 riformò gli statuti della città. Un sarcofago di pregiato marmo rosso con 2 scudi con banda a 7 stelle, sopra il dipinto della Madonna con bambino di Achille Casanova. Si trova proprio accanto alla Madonna delle Messe, restaurata soltanto lo scorso giugno. Il prossimo intervento toccherà all'orologio astronomico. L'intervento, durato un mese, è stato realizzato grazie alla generosità di un benefattore. Un momento particolarmente sentito perché è l'ultimo atto della veneranda arca nella sua attuale composizione, perché a brevissimo andrà in scadenza di mandato. Il sogno è quello che venga chiaramente riaperto l'ex museo a finalità pastorali e museali e naturalmente una sala congressuale e poi naturalmente a questo grande rapporto tra la Basilica e la città rappresentata a mio parere plasticamente da Giugno Antoniano. Intanto sono arrivati i 3 nomi tra i quali verrà scelto il successore di padre Enzo Pugliana. Il Santo è in attesa del suo nuovo rettore. Una volta che ci sarà il nuovo rettore, ecco, e tutto riprenderà come prima, anche se in maniera diversa, perché poi ogni rettore è diverso da un altro ed è giusto che sia così, perché ogni persona è unica e irripetibile, quindi dobbiamo essere riconoscenti per quello che ha fatto padre Enzo e stiamo in attesa di quello che farà il suo successore. Domani c'è la festa dei nonni a Palazzo Moroni, verrà celebrata con una premiazione speciale. Che il nonno in questo particolare momento storico al massimo diciamo che può rappresentare soprattutto, io lo chiamo ammortizzatore sociale, i nonni possono essere di grande aiuto. I nonni sono i pilastri delle famiglie, sostegno per i genitori che lavorano, punto di riferimento per i nipoti. Domani, 2 ottobre, in occasione della loro festa, come da tradizione a Padova in comune, nella sala anziani si svolgeranno le premiazioni del nonno speciale e del nipote ideale. Un momento per celebrare il mestiere di nonno, che ora non è più solo un narratore di fiabe, ma il suo ruolo è al passo con i tempi.
oggi i nonni hanno cambiato completamente il loro ruolo, perché sono nonni giovani, anche i più anziani, sono nonni che vanno in palestra, che si sanno destreggiare anche col computer, quindi hanno delle funzioni in più nei confronti dei nipoti. Quest'anno il premio Nonna Speciale va a Rosanna Perozzo, poetessa che ha trasmesso la passione per la scrittura alla nipote, con cui domani duetterà poeticamente. Nonno Speciale 2016 è il sociologo Ivano Spano, mentre il nipote ideale è Gioele Stacchio, il cui nonno Graziano riceverà anche una menzione d'onore. Famoso alle cronache perché è stato una persona che più volte ha salvato qualcuno, una donna per esempio da un incidente che poteva correre il rischio di morire annegata, e l'ultima commessa che è stata rapinata da ben 5 muniti di Kalashnikov. Domani allora ricordiamoci tutti davvero di festeggiare i nonni. Allora adesso dopo di noi c'è il grande cinema di Rete Veneta con una pellicola dal titolo La storia di Glenn Miller. Si parte alle 21.05. Domani invece vi ricordo che alle 9 del mattino c'è il Santo Rosario e poi a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa in diretta da Castello di Godego, alle 14.10 una nuova puntata di Idea Formazione Nord-Est, si parlerà di lavoro e formazione professionale, e alle 17.50 torna Agricoltura. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata con Rete Veneta, arrivederci.